Terza giornata del B-Talk qui a Bitonto. Sono in compagnia di Raffaello Tullo. Che questa sera, assieme ai suoi folli compagni di musica e di viaggio, faranno un talk appunto incentrato sul fil rouge di questa manifestazione. Parlavamo poc'anzi di quanto la follia debba essere accompagnata e sostenuta da altre caratteristiche. Sicuramente. Allora, ciao a tutti. Noi arriva novembre e non possiamo non vederci. Stasera abbiamo la possibilità di, di raccontarci, di raccontare ehm, quello che siamo e ciò da cui tutto parte, che è appunto la follia, ma che da sola alle volte potrebbe non bastare, perché se sei solo folle e basta, eh, corri il rischio di diventare un po' stucchevole, no? Invece la follia va un po' anche. Eh, si parte dalla follia, da un'intuizione che è folle, che rompe tutto, che è distruttiva, che rompe le regole, rompe gli schemi, ma poi la devi un po' disciplinare, devi cercare di costruire, soprattutto quando si lavora in gruppo come noi, devi cercare di costruire con degli schemi che sono razionali, che sono insomma, eh, disciplina, eh, devi costruire delle storie che hanno un senso e che seguono appunto una... Una, uno schema, ecco, una, una, una disciplina. Ecco. La follia però è diciamo, l'ingrediente senza il quale niente si può creare, la follia è la possibilità di essere liberi, quindi di pensare diversamente, di agire diversamente e quindi di creare cose che possono spiazzare, che spiazzano il pubblico e che sorprendono ed emozionano il pubblico, proprio perché inconsuete, insomma, inusuali, folli. Non è sbagliato pensare che la follia, soprattutto negli artisti, però sia indispensabile. La follia, è, guarda, secondo me Già uno che decide di fare l'artista è folle Perché è un po' autolesionista Perché è, decide di vivere sul filo del rasoio Quindi io credo che la follia appartenga A chi sceglie di fare l'artista Proprio perché altrimenti sceglierebbe di fare altro E, e quindi, insomma, c'è La follia c'è, è giusto che ci sia Alle volte la follia è anche un po' bistrattata no? Perché sei un pazzo Invece... Invece è bello, essere, è bello essere folli, Erasmo da Rotterdam ne ha fatto anche un elogio, Steve Jobs nella sua, nella sua biografia dice siate folli perché proprio rompere gli schemi significa davvero provare ad arrivare laddove magari nessun altro prima di te è riuscito ad arrivare. Quindi siate folli, noi lo siamo perché voglio dire chi ci conosce lo sa che proviamo a rompere gli schemi e, e quindi viva la follia. Ecco. La vostra follia è una follia accompagnata sicuramente da una forte dose di ironia. Sì, sì, eh, noi lo dico sempre, noi demistifichiamo, noi cerchiamo di essere sempre più irriverenti, cerchiamo sempre di alzare l'asticella e di fare sempre meglio, sempre di più, sempre diverso anche, perché anche questa deve essere la, la, la capacità di un artista. E quindi qual era la domanda? Te la sei dimenticata anche tu. Follia e ironia. No, sì, l'ironia è, è una forma di distruzione, l'ironia irride e quindi voglio dire, per una band che si chiama Rimban Band non, non, non possiamo che, che, che essere ironici e quindi folli. Cosa c'è in progetto per la Rimbam Band nei mesi che verranno? Allora la Rimbam Band adesso, come tu ben sai, e come insomma, i nostri amici sanno, è nel cuore di Rimbanews News, che è questo progetto eh, nato per il web e che sta cercando di, di migliorarsi sia nella confezione che nei contenuti tutti i giovedì, ancora per, per tre giovedì in diretta alle 21.05 sulla pagina Facebook eh, de, della Rimbam Band. Questa è un'altra follia, non ne parliamo, ma è una follia vera perché è proprio puro autolesionismo in diretta con pochissimo tempo per preparare i numeri perché devi stare sulle certo. notizie no e, vabbè ma voltiamo pagina poi parte il tour subito dopo il 30 novembre finiamo Rimba News poi cominciamo il tour da Modena facciamo due date con a Modena da con eh, il meglio di e note da Oscar anzi a, a Milano l'abbiamo chiamato The Very Very Best Of proprio per metterci un po' di ironia perché non crediamo al fatto che riusciamo a essere il meglio di o meglio di qualcun altro o di qualcos'altro The Very Very Best Of che è un po' il peggio della rimbambendo nel senso proprio ironico del termine. E, note da Oscar, the, the very, very best of. E siamo in tour fino a fine aprile, poi ci mettiamo a lavorare sul nuovo spettacolo che è appunto sulla follia. È ambientato in una casa di cura dove ci sono quattro malati di mente e un medico che ha. Scommetto. Fu... Esatto, <ride> hai, hai capito benissimo. Attraverso dei cicli di musicoterapia di gruppo eh, riesce a far guarire i pazzi, ma riesce anche ad ammalarsi lui come medico. E quindi, insomma, qual è il limite fra la normalità e la follia? Proveremo a raccontarlo nel prossimo spettacolo. Siamo pieni di progetti, pieni di idee, quindi, insomma, non ci fermiamo.